Chiedete alla polvere della strada. Chiedete alle yucche che si ergono solitarie dove comincia il Mojave. Chiedetegli di Camilla Lopez. Ne sentirete sussurrare il nome. Sì, perché l'ultimo che ha visto la mia ragazza, Camilla Lopez, è stato un tubercoloso che viveva laggiù dove comincia il Mojave. E lei se ne stava andando a est col cane che le avevo regalato, Pancho. Neanche lui l'ha più visto nessuno. Non ci crederete. Non crederete che una ragazza si metta a attraversare il deserto del Mojave in ottobre con la sola compagnia di un cucciolo di cane poliziotto di nome Pancho. Ma è andata così. Ho visto le impronte del cane. E vicino c'erano quelle di Camilla, che non è mai tornata a Los Angeles. Neanche la madre l'ha più rivista. E stanotte, a meno di un miracolo, lei è là, morta, in mezzo al Mojave. No, non sto cercando una trama per il mio secondo libro. È successo sul serio. La ragazza se n'è andata. Io l'amavo, lei mi odiava. E questa è la mia storia. Chiedete alla polvere della strada. Chiedete al vecchio Junipero Serra, che se ne sta là sulla plaza. Lì c'è la sua statua, con sopra i freghidi e fiammiferi che ho acceso per le sigarette che ho fumato e l'umanità che ho visto passare. Io, John Fante e Arturo Bandini, due in uno. Amico degli uomini come degli animali. Quelli erano giorni. Vagavo per quelle strade, mi imbevevo di loro e della loro gente come fossi fatto di carta assorbente. Arturo Bandini, un solo racconto venduto, il grande scrittore pieno di sogni e di progetti. Me lo rivedo ancora quel Bandini, quel ragazzo, con la sua rivista dalla copertina verde sotto braccio, perennemente sotto braccio. Lo vedo girare per la città, sempre disponibile con tutti, con uomini come con animali. Era un filosofo, giovane. E la sua era la semplice storia di uno scrittore che si innamorava della cameriera di un bar e veniva invitato a togliersi dai piedi. Aspettate che vi racconti tutto. Mi innamorai di una ragazza che si chiamava Camilla Lopez. Una sera entrai in un caffè e lei era lì. E anche dopo, anche stasera, adesso, quando ne parlo, mi si strozza il fiato al pensiero di quanto era bella quella ragazza. Era lì, vicino a me. Era cameriera in quella birreria. Mi portò un caffè che trovai pessimo e ci mettemmo a parlare. E io poi ci tornai una volta, un'altra ancora. E ben presto mi innamorai così perdutamente da comportarmi come uno stupido. Lei intanto amava un altro. Era innamorata del barista del Liberty Buffet, che era il posto dove lavorava. Ma lui non se la filava. E così lei cominciò a uscire con me per dimenticarlo. E andammo dappertutto. Io che ero sempre più pazzo di lei e lei che era sempre più pazza del barista. E poi cominciò a fumare marijuana, mi insegnò a fumarla, strippò
Finì al manicomio, ci restò un mese, poi ne uscì, io la rividi. Era ancora innamorata di Sammy il barista e lui non se la filava. Ma non poteva filarsela per il semplice fatto che lei era messicana e lui americano, e quindi un gradino più in alto. Un po' come la storia di Diamona, solo che questa volta a raccontarla è un italo-americano e lui, Bandini, sta dalla parte della ragazza perché sa come funziona questa faccenda dei pregiudizi sociali. Poi la ama pazzamente e lei non riesce a capirlo. Lui fa lo scrittore. Vive da solo a Los Angeles. Scrive sonetti e li dedica alla ragazza. La ragazza legge i sonetti e li butta via per la strada. Chiedete alla polvere della strada, alla polvere del Liberty Buffet, a quella dannata segatura polverosa, vi dirà che sì, arrivavano certi pezzetti di carta. Erano i miei sonetti. Tanto a quella non gliene importava niente di me. Ma era pazza di quell'americano di Sammy. Non vi sembra che sia abbastanza per un romanzo? State a sentire, maledizione. Conobbi Camilla e la prima sera andammo sulla spiaggia e facemmo il bagno, nudi. E lei nuotò verso il largo, nuotò fino a dopo il frangiflutti della baia di Santa Monica. Ci eravamo andati con la sua macchina. Insomma, lei nuotò al largo, al chiaro di luna. Bella. Era bellissima Camilla. E diavolo come l'amavo, e diavolo che brutto tiro mi ha giocato. Pensava che ero un tipo lunatico e che dicevo cose buffe. Insomma, si è allontanata a nuoto. Troppo per una ragazza normale in quell'oceano freddo alle 2 del mattino. E quando l'ho vista al chiaro di luna, quella stessa notte, di colpo, ho capito tutto. Ho capito che era il tipo di ragazza che può soccombere alle ingiustizie sociali. Così bella, eppure così fragile. Allora e per sempre. Bella, capelli neri, pelle e latte in acqua al chiaro di luna, e mi sfidava a nuotare tanto al largo da raggiungerla. Io un po' ho nuotato, poi mi sono stancato e poi lei è venuta fuori e ci siamo rotolati in una coperta sulla spiaggia e ci siamo addormentati nudi come 2 bambini. Io però accanto a lei ho sentito quella cosa, ho sentito che non l'avrei mai posseduta, che lei per me era come veleno e che non sarebbe mai successo. E provavo passione, ma non desiderio. E sentivo che era strana, sicuro dentro di me, come l'affetto che ho per mia madre. Sentivo che qualcosa stava divorando quella bellissima ragazza messicana che apparteneva a quella terra sotto quel sole e non riusciva a sentirsi accettata. E io, il comprensivo, chiedete alla sabbia della baia di Santa Monica se il grande Arturo Bandini quella notte è stato un grande amatore. Invece no, perché mi dispiaceva per lei. Mi dispiaceva come un uomo può dispiacere per la sua piccola. E non era passione quella che provavo, ma puro desiderio. E questo è quello che è sempre stato. E così, con il sole che sorgeva a est, siamo filati giù per Wiltshire. E lei era così contenta che non l'avessi toccata, tanto che, guidando, ha detto una frase strana, ma significativa, ricordo ancora le parole esatte, ha detto: è stata una bellissima serata e non si ripeterà. Io, d'altronde, ho sempre avuto il sospetto di essermi comportato come un idiota con lei. Ma non soltanto quella sera, ogni altra sera passata con lei in tutti quei posti strani e affascinanti che avevamo girato in questa grande città, ma mica parlo di Hollywood, delle sue stupide luminarie, e nemmeno di cinema. Ma pensate che parli di Bel Air, di Lakeside, di Pasadena, dei posti incasinati lì intorno? No, mille volte no. Vi dico che questo è un libro su un ragazzo e una ragazza che appartengono a culture diverse. Parla di Main Street, di Spring Street, di Bunker Hill, di quella parte di città il cui limite occidentale è Figueroa, e non c'è niente di conosciuto o di famoso in questo libro. No, non c'è spazio per questo genere di cose. Come Ramona, alla rovescia. È buono. A me stesso. E così l'ho intitolato Chiedi alla polvere.
perché in quelle strade c'è la polvere dell'East, del Middle West, ed è una polvere da cui non cresce nulla, è una cultura senza radici, la frenetica ricerca di un riparo, la furia cieca di un popolo perso e senza speranza alle prese con l'affannosa ricerca di una pace che non potrà mai raggiungere. E lì c'è una ragazza, ingannata dall'idea che felici fossero quelli che si affannavano. E voleva essere dei loro. Arturo Bandini. Proprio io, il grande scrittore. Un racconto pubblicato sull'American Mercury sempre in tasca, a riprova del mio successo. Mentre mi aggiravo dalle parti dell'Opera House, a vedere i ricchi che c'entravano, e a volte intrufolandomi persino fra la folla come un semplice passante per sfiorare una pelliccia di ermellino. Mi scusi, signora. E poi, ore e ore dopo, per tutta la notte, a pensare a lei. Chissà chi era. Forse l'eroina del mio grande romanzo. E ci parlavo, mentre le luci del St. Paul Hotel, verdi e rosse, lampeggiavano a intermittenza colorando il mio letto. Quelli erano giorni. Chiedete alla polvere della strada. Chiedete alle ragnatele della mia stanza al St. Paul Hotel. Andate dai topolini che fanno capolino dall'angolo in fondo alla stanza. Topi simpatici, li trattavo come animali di casa, ci parlavo. Ehi, topolino, come va stasera? Ciao, dove sono i tuoi amici? Già, che uomo, che animo nobile. Un lettore di Thoreau e di Emerson, uno scrittore dal grande avvenire cui toccava di dover essere magnanimo. Perciò gettavo briciole ai topolini perché se la mangiassero di notte, mentre le luci del St. Paul Hotel si accendevano e si spegnevano, e disteso sul letto io li guardavo correre avanti e indietro, finché dovette finire, perché si erano affezionati troppo. E un giorno salirono fin sopra il mio letto e si sistemarono sui miei piedi, e cavolo, eravamo grandi amici, però si moltiplicavano come cinesi. E la stanza era troppo piccola. Parlo come un pazzo. E sia. Ridatemi la pazzia e quei giorni. Datemi un romanzo bizzarro su un uomo e sulla sua compassione per il genere umano. Su quella gran persona che era Arturo Bandini, protagonista di magnifiche uscite di scena, e sulla sua compassione per tutto quanto, per l'assurda città intorno a me che ha allevato il mio genio. E lassù, in cima a Angel's Flight, in cima a quei 200 gradini fino a Bunker Hill, nel cuore della città, gradini consacrati, signore, Bandini li ha percorsi fino all'immortalità. E per voi? Voi che avete creduto in me, un giorno quei gradini risuoneranno del mio ricordo. E in cima a quell'alto muro verrà posta una targa d'oro, un bassorilievo con l'immagine del mio volto. Sono solo. Va. La mia solitudine darà frutti. E ci sarà una Los Angeles di domani a ricordare che una voce percorse quei gradini. Ci sarà anche Benny il truffatore, lì all'angolo fra la terza e Hill, che piangerà di gioia raccontando al nipotino di come lui una volta aveva parlato con un immortale. Poi me ne andavo in camera mia a conversare con l'immagine di me riflessa nello specchio, o forse a fare pratica di un successo che sarebbe arrivato. Sistemavo lo specchio, lo mettevo nella giusta angolazione per vedere come stavo, seduto alla macchina da scrivere. Un grande all'opera che rispondeva alle domande dei giornalisti. Lì, a sbattere le palpebre, paziente sotto i flash dei fotografi. Signori, signori, per cortesia, signori, miei occhi. Dopotutto anch'io ho un lavoro, sapete? E giù risate dai signori della stampa. Gesù, quel bandino, che tipo, che simpatico. Il successo non lo ha cambiato. Proprio come uno di noi, gente comune dei giornali. Proprio un tipo in gamba. Chiedete ai polverosi ambulacri, a quell'atrio polveroso, alla gente polverosa del St. Paul Hotel,
alla stanca gente polverosa, vecchia e prossima a diventare polvere essa stessa, lì lì per morire, quelli nel cui sangue scorre la polvere dell'Iowa, dell'Idaho, dell'Indiana, dell'Illinois, che saranno polvere e moriranno in una terra polverosa senza radici. Sono passati 6 anni. Molti di loro sono già polvere. Però ce n'è qualcuno che si ricorda ancora del grande scrittore. E non c'era polvere nella sua bocca. No, signore, niente polvere. Era un bugiardo di scrittore che andava in giro a dire di aver pubblicato sul Saturday Evening Post e lo confermava esibendo una rivista dalla copertina verde. Scrittore grande, frequentatore di librerie polverose, uno che frugava fra riviste polverose, che soffiava via la polvere da quelle in cui c'era il suo amato racconto. Se le comprava tutte, beh, c'era il suo racconto, non poteva diventare polvere. Ed eccolo qua, lo scrittorone, che scrive lettere a casa sua mamma. È un po' grave per lo scrittorone, ma vedi mamma, un mio pezzo sta per uscire sull'Atlantic e sul Pacific, quindi mandami $5, mandamene 5. E 5, e 10. E eccolo qua, lo scrittorone con la rivista verde Night Club. A parlare con una bionda polverosa, le racconta di un giorno più grande. L'avrebbe letto Carissima mia, di Arturo Bandini. No? Peccato. Davvero. E l'avrebbe letto Mea Culpa, di Arturo Bandini. Ah sì, l'ha letto. Strano. Perché non è mai stato scritto. Però quei $5, quei $10 venuti dalla polvere del Colorado erano arrivati per aiutare il cocco di mamma. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. È un libro che brulica di gente aspra e polverosa. La vera Los Angeles. Bunker Hill. Quella parte di città sotto Figueroa. E c'è un Arturo Bandini che sogna la grande. Quelli che l'hanno incrociato. Marcos, il vinaio, che mi aveva offerto un posto d'aiuto cameriere perché era convinto che scrivessi romanzi a puntate sul Saturday Evening Post. La signora Adolf Lang, che mi offriva le sue enormi tette rosa. Eravamo vicini di stanza al Sempol Hotel e le enormi tette rosa me le offriva perché lei era la madre di Dio e così io potevo avere la mia parte di latte della vita. Dave Meyers, il comunista con la sua gamba sicula lì all'angolo fra la terza e Hill, da cui tirava fuori la marijuana che poi vendeva. O quelle vecchiette che, siccome erano degli eletti da Dio, dovevano fare dei sacrifici con il sangue dell'agnello, ma agnelli non ne avevano e per cui ammazzarono un bellissimo gatto siamese. E il grasso negro che aveva guidato me e Camilla lungo un vicolo buio e dall'area sinistra fino a Central Avenue e da lì su per una scala traballante fino a una stanza di un albergo desolato dove uomini e donne giacevano distesi come morti e il negro li aveva spinti fuori, aveva fatto un taglio nel materasso, aveva tirato fuori la marijuana. Più tardi in camera mia l'abbiamo fumata. Una sigaretta e non è successo niente. Due. E la stanza si è appannata e il corpo di Arturo si è sollevato e si è staccato da terra di un pollice, due. Oh, mondo assurdo, assurda Camilla. E Arturo rideva e Camilla invece no, e la bocca le si addolciva e ne scendeva una saliva bianca come fili di seta appesi a quelle labbra dissolute che adesso debolmente pronunciavano il suo nome. Arturo. Arturo. Gesù, che storia. Che forza. Che romanzo. E le due lesbiche che suonavano il piano all'Embassy. Suonavano i valzer di Strauss per Camilla. E Arturo si faceva nero e sputava birra da sopra il pianoforte sui capelli della violinista. E i pittori sbronzi del mondo locale del piano di sopra,
Quei pittori sconsolati e senza speranza della scuola del Sam MacDonald Wright. Ultime vestigia di una corrente che voleva unire l'est all'ovest. E le centinaia di localacci notturni in fondo a Fifth Street che pullulavano di donne stupende. Ragazze che scrivevano a casa nell'Iowa, in Indiana, che ce l'avevano fatta, che si erano fatte strada nella grande città. Figuriamoci. Scopavano a destra e manca con filippini, giapponesi, negri, in un luogo saturo di straripante bellezza. Quei locali dove io ho imparato a vagare, a non fare niente, a volte con i soldi guadagnati con un altro racconto, a volte in bolletta, spesso con quello che mi aveva prestato qualche ragazzo. E la cassetta delle offerte della vecchia chiesa della Plaza, da cui rubai 60 centesimi, perché ero povero. O le sale da ballo dei filippini, dove i poliziotti fanno irruzione in cerca di droga, entrano minando alla cieca, e i piccoli filippini, nascosti, tranquilli, e con le lamette dei rasoi fra le dita, alla velocità delle mitragliatrici, tagliuzzavano la faccia agli agenti. Il pittoresco, il bello, il bizzarro. Una sera una donna troppo bella per questo mondo si fece avanti, su ali profumate. Io non potei resistere. Non ce l'ha fatta, l'ho seguita, senza mai sapere chi fosse. Una donna in una pelliccia di volpe, un cappellino. E io dietro, perché era meglio di un sogno. La seguo entrare da Bernstein alla Grotta del Pesce. E la osservo come in trance, da una vetrina dove guizzano rane e trote, mentre mangia. E quando ha finito, il ragazzo entra e si accomoda dove era seduta lei. E con la punta delle dita tocca il suo tovagliolo, quello che lei ha usato, perché era così bella. No, no, solo un poco di zuppa, cameriere. Non ho appetito. Basta una scodella da 15 cents. Amore a buon mercato. Un'eroina che non costa nulla e di cui un giorno potersi ricordare da una vetrina dove guizzano rane e trote. Fame di Hamson. Ma qui c'è fame di vita in una terra di polvere. Fame di cose da fare e da vedere. Fame di Hamson. Clarence Melville. Il reduce ubriacone della guerra ispano-americana. Abitava in una stanza dall'altra parte del corridoio, aveva una camera assai essenziale. Anche lui si era stancato di mangiare arance. Lui conosceva un posto dove potevamo trovare della carne. Aveva una macchina, una sera ci siamo saliti. Andammo fino a San Fernando, parcheggiammo e poi strisciammo sotto il filo spinato fin dentro il pascolo e da lì, in punta di piedi, siamo entrati nella stalla. Il vitello era lì. Clarence l'ha colpito in testa con una mazza. Abbiamo trasportato quell'ammasso sanguinolento fino in macchina e da lì siamo tornati a Los Angeles e poi l'abbiamo trascinato in camera sua passando dal retro. Oddio, che notte! Quel vitello non ne voleva sapere di morire, per quante gliene suonassimo. C'era sangue dappertutto, per terra, sul pavimento, nel tappeto, nella vasca da bagno. E io stavo male, non potevo mangiarne. C'era sangue nel corridoio. È arrivata la polizia. E hanno trovato Clarence in bagno che macellava l'animale. E gli hanno dato 60 giorni. Per tutto il tempo in cui lui è rimasto in galera, anche per tutto il periodo del processo, io non mi sono mosso da camera mia, per lo più a pregare, ma non Heino Hamson, no! Gesù Cristo è nostro Signore e Salvatore, perdonami! Perdonami perché sono innocente! Chiedete a Camila Lopez. Chiedeteglielo. Diglielo tu, Camilla. Digli di noi a questo testardo di un editore. Ma vede, io mi chiamo Camilla Lopez. E Arturo era innamorato di me. Io pensavo che era così sciocco, mi scriveva sonetti senza senso. E io li passavo a quegli avvocati veoni del Liberty Buffet, loro giù a ridere, per cui insomma, come vede, era uno sciocco se anche gli avvocati si mettevano a ridere. Una volta gli ho detto, le faccio, Arturo, io vorrei essere intelligente come te. E lui mi ha comprato un sillabario
E questo subito dopo avermi conosciuto mi ha comprato un sillabario e mi ha detto di imparare 5 parole al giorno. E io l'ho fatto il primo giorno. Ma lui non era come Sammy il barista. Ma quel Sammy, quegli occhi, lui sì che era un uomo. Mica uno sciocco descrittore, mica una femminella. E io lo amavo. E lui mi odiava. Dio se mi odiava. Perché ero messicana. E mi chiamava Spick o anche Greaser. Ma lui, Arturo intendo, lui mi diceva che io dovevo andare fiera di essere messicana. E una volta mi ha detto persino che la terra sarà dei deboli. Ma io non volevo la terra. Io volevo soltanto Sammy. Per questo gli ho tirato in faccia il sillabario. Perché a me mi piace un uomo che si comporti da vero uomo. E non che sia soltanto parole, parole, parole. Ecco che cos'era quell'Arturo lì. Glielo chieda al letto dove abbiamo dormito. 5 volte le ho dato quella possibilità. E per 5 volte lui mi ha parlato come fosse una bambola, senza mai toccarmi. E io scuotevo i capelli e ridevo e dicevo, ma mi sa che tu non sei un uomo, Arturo. Ma tu hai qualcosa che non va, non sarai mica un uomo. Tu non sei un uomo. Comunque, a me non mi importava niente di lui. Io volevo soltanto dimenticare Sammy. Però nel letto c'era quell'Arturo che piangeva e che mi diceva che non sapeva perché, ma non ci riusciva. Ma mi amava tanto. Io andavo al Semple Hotel, in camera sua, tiravo il sassolino alla finestra e lui mi faceva entrare e io ci stavo, perché sapevo che non mi avrebbe toccata. Però poi l'ho odiato, perché continuava a dirmi che dovevo essere fiera di essere messicana. E allora lo sfidavo a toccarmi, mi toglievo i vestiti e glieli tiravo addosso. E lui che era così bravo con le parole, lui che la sapeva così lunga, lui arrossiva e mi diceva, te prego Camilla, non fare così. E la volta che siamo andati a tirare il tirassegno a Main Street, siamo andati a tirare il piattello e quanti ne ho presi io? Tutti quanti. E lui li ha mancati tutti. Non ne ha preso uno. Ma Sammy non era così. Anche Sammy le colpiva tutti. Andavamo in giro. Al Terminal Island, a San Pedro, io e Arturo. A me piaceva fare le cose pazze. Tipo mettermi a cavalcioni sulle autocisterne. E crede che Arturo lo facesse? No, ma che? Lui diceva, è assurdo. Diceva esattamente così. Ma i camionisti non la pensavano così, anzi loro ridevano. E così Arturo l'ho mollato lì e sono tornata col camionista. E poi Arturo è venuto a Liberty Buffet a piagnucolare, diceva che mi voleva vedere, mi ha regalato una poesia, però mi faceva incazzare, perché non era come Sammy. Anche se quel Sammy mi menava e mi chiamava Spick. Però certe volte era carino. Certe volte mi comprava dei fiori, me ne comprava uno per volta, mi diceva che era una camelia come il mio nome, per cui mi sa che in fondo io qualche cosa da lui l'ho imparata. Perché io mica lo sapevo che quei fiori bianchi e rosa avevano il mio stesso nome. Però non è che mi importava molto di quei fiori. E il loro profumo non valeva neanche la metà di quello delle gardenie. E io, bandini, ero pieno di dolore. E mi sentivo lì per morire. E annaspavo nella polvere. E allora scrivi un biglietto d'addio, bandini. Scrivine uno bello e lungo per Camilla. E l'ha scritto. La lunga lettera di un suicida. Scritta con il cuore spezzato e con le lacrime che piovevano sui tasti nella lunga notte in cui la scrisse. E poi si accasciò addormentato sulla poltrona. E poi si trascinò sul letto troppo stanco per suicidarsi. E la mattina dopo, mentre beveva il caffè, lesse la lettera. E... Ragazzi, si era forte. Ragazzi, le serviva soltanto un titolo. Gliene trovò uno, la imbucò e
Dopo qualche giorno, ecco che arriva una busta con un assegno e un biglietto dall'editore della rivista Verde. Caro Bandini, il suo è uno dei pezzi più divertenti che abbiamo mai letto. Siamo lieti di riceverlo. Speriamo che in futuro vorrà mandarcene ancora. Troverà accluso l'assegno. Ed ecco Bandini, lo scrittore comico, che si precipita giù per Angel's Flight a portare il suo racconto a Camilla. Guarda, è meraviglioso, è divertentissimo. È un lato nuovo del mio talento. Sono un umorista. E lei lo lesse. E rise. E poi lui morì di quella morte di cui si era scordato di morire quell'altra volta perché sperava che lei, sì, almeno avrebbe capito la tragedia. E invece no, anche lei l'aveva trovato divertente. Polvere in bocca, polvere nell'anima. Via dalla gente polverosa verso il verde oceano, via con una ragazza vestita di verde fino a Long Beach, in una stanzuccia di Long Beach, con vista mare. E per tutta la sera una bottiglia di gin e quella lì, verde vestita, la chiama sempre Camilla, per sbaglio, finché quella urla, finiscila di chiamarmi Camilla, io mi chiamo Doris, non Camilla. E dormendo con la verde vestita, facendo finta che sia Camilla, per tutta la notte fino al giorno dopo, davanti al verde oceano. $200 per un altro racconto e avrò Camilla a modo mio. Perché sì, Camilla, a modo mio ti ho avuto. Per tutto il giorno fino a sera, una paralisi di morte sulla terra. Un silenzio popolato dai sussurri della polvere adirata e poi, d'improvviso, un vortice nella stanza. E le pareti si lamentano, e la casa cade a pezzi, e polvere dappertutto, e urla di donne quando raggiungiamo la strada, non vola un uccello, e non ci sono le luci del crepuscolo a riempire quella sera di marzo, c'è soltanto la polvere del terremoto, e fra la polvere e le rovine, ovunque, la morte. E mi prende il panico. La terra è presa dalle convulsioni per i miei peccati, odia me, odia tutti noi. E i morti, stesi sui prati coperti dalle lenzuola insanguinate, e polvere sul mondo e non vola un uccello. E allora, via di nuovo verso Los Angeles, sperando che Camilla sia fra quelli spazzati via dalla polvere. Ma un grand'uomo deve sapere perdonare. E così il grand'uomo se ne stette in camera sua, a riflettere sull'animo tormentato del proprio amore, facendosi carico della vergogna di lei, che non era più colpevole di qualsiasi altra ragazza americana carina che si fosse messa a gridare il proprio odio verso la rozzezza e la volgarità della parte bassa di Main Street. Ci voleva una lettera di scusa. Scritta con parole ben scelte. Una penna, inchiostro, su una semplice carta bianca e firmata con tutti gli svolazzi di una firma accuratamente vergata. Detto fatto, una lettera che non rivelava niente del suo amore e che si chiudeva con un cordialmente tuo. Passò qualche notte e i sassolini tornarono a battere alla finestra e c'era lei che sorrideva e che aveva dimenticato e perdonato, e per dimostrarmi la sua generosità, dormì con me, che mi agitava e tremavo di desiderio senza passione. E poi giorni in cui Camilla cambiò. Gli occhi velati, l'apatia, le bugie. Una sera arrivò con un occhio nero, che era un incidente d'auto, disse. E poi Sammy si ammalò di tubercolosi e dovette andarsene nel deserto. Lei gli andò dietro, lui la riportò a casa, le disse che lui voleva starsene solo, morirsene da solo in quel tugurio che si era costruito ai margini del deserto. Sammy, il mio nemico, diventò scrittore anche lui. Lei mi portò i suoi stupidi e insulsi racconti
perché tu ce sai fare, Arturo. Tu puoi aiutare Sammy a diventare uno scrittore. E io ho riso per il gusto che ho avuto nel farli a pezzi. E l'ho fatto. Oh, 3 racconti mi aveva mandato e tutti e 3 frase dopo frase io li ho fatti a pezzi e gli ho detto che era meglio se continuava a fare il barista. Ma un bravo uomo deve essere amico di tutti, di uomini e animali nella stessa misura, e così. E così ho stracciato la lettera, l'ho riscritta, facendo del mio meglio, dandogli quello che a me pareva un consiglio. E lui ha preso a rispondermi dal deserto. Quel fesso di un Sammy che in fondo era un povero diavolo, che si fingeva un duro, che continuava a dare della speak a Camilla, che mi informava che a letto non era male e che se sapevo come trattarla sarebbe stata mia. Trattala male, Bandini. Trattala come una pezza da piedi, come la polvere della strada. Prendila a calci e quella ti si avvinghia al cazzo e ti ci muore intorno. Questo era l'uomo di cui si era innamorata Camilla. Questo era il mio competitor. E allora perché no? Provai a dare retta ai consigli di Sammy. Una sera lei arrivò e Bandini la stava già aspettando. Ciao, stronzetta. Da quale sordido vicolo salti fuori stavolta? E lei sgranò gli occhi, fece un sorrisetto e se ne stette stranamente buona mentre Bandini rincarava la dose. Ho da fare. Se sei venuto a farmi perdere tempo, te ne puoi anche andare. E funzionò. E allora capii che non voleva essere trattata come una regina, come il vero amore, come la donna vagheggiata da Kebel. Era abituata ai modi spicci e dell'ammirazione aveva paura. Questa cosa mi fece stare male. Mi dette la nausea, la cacciai fuori. La presi per un braccio, la misi alla porta. Le dissi di andarsene, di non tornare mai più. Andò via, delirando di desiderio, pronta a cadere nella polvere ai miei piedi. Dio, che Bandini penoso quella notte, con la sua regina che preferiva essere una schiava. E poi la sera in cui fumammo marijuana. Giù, piedi. State giù, ma quelli si staccavano da terra a 30, 60 centimetri da terra. Io levitavo, non riuscivo a scendere. E lei era così assurda. E il suo corpo era così fantastico. E la sua bellezza era qualcosa di esilarante. Quella fu la notte in cui ci fu passione senza desiderio. Con le seduzioni di Baudelaire e De Quincy. Ah, ma fu anche la fine. Lei se ne andò e rimasi a letto. Il mio corpo non voleva scendere, ma quando finì l'effetto io avevo un vago mal di testa e sentii una cosa che non provavo da quando ero bambino. Il bisogno di confessarmi, sì, di essere punito, castigato, perché avevo buttato un sogno, avevo infranto la legge di Dio e degli uomini. E ancora i piedi che non volevano scendere, ancora quella sensazione di essere lontano da terra e desideroso di tornarci. Allora stesi una mano per prendere una caraffa d'acqua, la feci cadere sul pavimento e camminai sui vetri rotti fino a che l'estasi del castigo non fu così acuta da farmi quasi svenire. Poi decisi di fermarmi prima di avere un collasso. Quella fu la notte in cui mi diressi, zoppicando, verso una piccola chiesetta cattolica del quartiere messicano e restai lunghe ore seduto in quella quiete a tentare di rimettere ordine nella mia vita, di fare
progetti e propositi di diventare un uomo migliore, ecco, diventare un uomo migliore. Quella era sempre l'idea di Arturo Bandini, diventare un grand'uomo, togliersi la polvere della strada, amare uomini e animali nella stessa misura e andare e non peccare più. I giorni passavano e lavoravo duro. E come sempre capitava quando lavoravo duro, il successo arrivava. Niente più Camilla. Io me ne stavo alla larga, lei non era più tornata a tirare i sassolini alla finestra. Passarono 3 mesi e il lavoro e la fortuna si incontrarono, fino a cambiare le cose all'improvviso. Una commedia che avevo scritto fu comprata dal cinema e ci feci quasi $10,000. E così il grand'uomo si fa rivestire e profumare e tutto in tiro se ne torna sulla scena delle sue antiche battaglie a conversare amabilmente. Il truffatore gli sgancia $5 per i bambini. Saluti alla signora Benny, dille che non mi sono dimenticato di lei, eh? E poi da Marcus a dirgli che gliene deve 10 e lui a dire che no e io a insistere che se li prenda e rimproverandolo in fondo per la sua cattiva memoria, però contento di dover pagare $10 un simile trionfo. Onesto come sono, un uomo come me che sistema sempre le sue vecchie pendenze. E poi c'è l'ultima tappa. Ma lei non c'è. Un'altra ragazza ha preso il suo posto. Ed improvviso il mondo è solitudine. Il successo di Bandini è vuoto, incompleto. Però lei deve saperlo. Se lei non lo verrà a sapere sarà come se non fosse mai successo. Ma tutti tacciono. E nessuno che sappia che cosa le sia capitato. Una mancia alla nuova cameriera e recupero il suo indirizzo. Ci vado. Incontro sua madre. È una donna come mia madre. È una brava donna, col cuore spezzato, che abita in una baracca del quartiere messicano. Una donna con la faccia tragica, che mi dice che Camilla l'hanno portata a Patton, al manicomio. Piangiamo per questo insieme. Poi io me ne vado. Vado a Patton. Ma non mi permettono di vederla. Un mese dopo l'hanno dimessa. E l'ho rivista. Era ridotta a uno spettro. 2 occhi pieni di terrore, una solitudine che la opprimeva. Mi ha chiesto soltanto una cosa. Tu mi puoi comprare un cane? E così è stato. L'abbiamo chiamato Pancho. E nulla l'ha fatta più felice. Lei ci parlava, ci dormiva. Uno spettro di ragazza il cui aspetto spettrale era come un morbo contagioso. E difatti col passare del tempo anche il cane è diventato uno spettro. Uno strano cane con la faccia triste e affamata come quella della sua padrona che piangeva sempre. Magari quando eravamo seduti dietro il cortile di casa sua sotto un eucalipto e poi d'improvviso senza un motivo le lacrime sgorgavano e allora anche il cane abbaiava, i suoi occhi bruciavano e allora capivo che era ancora innamorata di Sammy. E poi il giorno in cui mi arrivò una lettera da lui, dal deserto, voleva che andassi là e che gli togliessi dai piedi lei e quel dannato di un cane, lei che si aggirava intorno al suo tugurio come un miserabile in cerca di briciole d'amore, insomma, che andassi là e che gliela portassi via.
Mi feci 100 miglia. E lei se n'era già andata. La sua Ford, gialla, arrugginita con le gomme a terra, era parcheggiata al lato della strada polverosa, sotto un boschetto di yucche. Dov'era? Sammy lo ignorava. Lui le aveva ordinato di andarsene, aveva lanciato i sassi contro il cane, insomma, era stufo di lei, non gli importava niente. E insomma è così. Nessuno sa niente. La sua macchina è ancora là. Le gomme gliel'hanno portate via, tutto il rubabile gliel'hanno rubato. Lei se n'è andata. Il deserto l'ha inghiottita. Può essere che qualcuno l'abbia tirata su e l'abbia portata fino in Messico. Può darsi che se ne sia tornata a Los Angeles e sia morta in qualche stanza polverosa. Quello che so io è che lei è sparita. Il cane è sparito. E nulla più rimane se non la sua storia che stasera vi ho voluto raccontare.